Il Venezuela, uno dei paesi più ricchi di risorse di petrolio al mondo, da mesi sta sprofondando nella voragine di una grave crisi economica. Mercoledì centinaia di autisti di autobus hanno bloccato le strade della capitale in segno di protesta. Complici la forte recessione, un tasso di inflazione alle stelle, nelle città si soffre soprattutto la mancanza degli alimenti di base e dei medicinali. La popolazione è costretta ad attendere ore in fila fuori dai negozi. Secondo l'opposizione, la colpa della crisi è da attribuire a 17 anni di politiche socialiste sbagliate. Il tavolo per l'unità democratica, che da tempo chiede un referendum per destituire l'attuale presidente Nicolás Maduro, ha già presentato una petizione con una raccolta di 2 milioni di firme. L'iniziativa rappresenta il primo vero passo verso la richiesta di un referendum revocatorio. Quello che vogliamo è il referendum, si tratta di un diritto che ci concede la Costituzione, che dice che possiamo avere questa possibilità, così finalmente questo regime se ne andrà. Lo scorso mercoledì il Consiglio Nazionale Elettorale ha imposto nuove tempistiche e un regolamento più severo per ottenere il referendum. A differenza dell'ultimo contro Chavez, gli oppositori di Maduro devono raccogliere tra il 26 e il 28 ottobre le firme del 20% degli elettori registrati in ogni stato del paese. La regola del 20% per ogni singolo Stato non venne imposta nel 2004 quando fu chiesto il referendum contro Chavez, quindi non capisco che tipo di considerazioni di natura legale siano state fatte da parte dei membri del Consiglio Nazionale Elettorale per arrivare a prendere una decisione del genere. La decisione quindi spetta a Maduro, poiché stando a queste nuove condizioni per l'opposizione è difficile rispettare i tempi. Secondo la Costituzione si possono svolgere nuove elezioni solo se il referendum per rimuovere il mandato presidenziale si tiene entro i primi 4 anni di governo. Altrimenti, anche in caso di vittoria, l'incarico viene terminato dal vicepresidente. Il Consiglio Nazionale Elettorale ha per il momento escluso il referendum entro il 2016. ¿Cómo es la consigna que usted decreta?